capita. Oggi io sono a Parigi. E oggi stiamo un po' in giro e domani andiamo dove? A Disneyland. E oggi sulla torre. E allora qui dove siamo? Notre Dame? Ti piace qua a Parigi? Sì. Cosa dici ai tuoi amici del canale? Bello! Ballerina. Ma aspetta, mi daresti qualcuno un coltellino sul cercolino? Ma perché? Devo toglierli. Ecco, uno l'ho aperto. No, lascialo su, dai. Rimettilo su. No, rimettilo su. Si può aprire. Chiudilo. Perché? Non l'hanno chiuso male e è caduto. E no, dove vai? Ciao. Dove vai, matto? Fare il labirinto? Sì. Non ti perdere. Ciao. Allora, come si sta qua? Bene. Che facciamo? Andiamo sulla Torre Eiffel tra poco? Ok. Sì. Quello scheletro? No, il dragone. Col dragone lì. Costa 590 euro. Me li date? Guarda, Nikita. Io tiro fuori dal mio portafoglio. Comprate qualcosa. Una donna, hai visto? Sì, però ho comprato qualcosa. Questo qua da 35 euro. Sì, ma caro. Io prendo! Ma Gigi ti voleva prendere? No! O prendiamo scatoletta così? Una scatoletta da 4! Great cosa? Cosa vuoi? È mio dolce! Wow! Che bello! Questa pasticceria! A 115 anni! Sul serio? Sì! 115 è impossibile! Perché? Troppo forte! Ma è bellissima dentro! Com'è, Nikita? Che bello! Allora, dov'è l'entrata? È là l'entrata! Anche là c'è, guarda! Lì che c'è il cancelletto! Madonna, che fila però! Ok, sto entrando, ho saltato tutta la fila fortunatamente. Vado dopo in un'altra giostra, appena ho sceso lo scivolo, basta. Mamma! Che bello comunque! Vorresti abitare su quella casa lì? Invece no. Non ti piacerebbe? No, è esagerato. Sì. Però tanto cado qua sul ferro. Sì. Non serve quello lì, eh? In caso di emergenza. Ma devi accenderla. Allora. Ah, che cavolo. Tienila più alta, se non si. Ma Nikita, stai spegnendo anche l'altra. Sì, siamo arrivati alla torre. Andiamo a piedi? Neanche per sogno. Sei un po' stanco? Un bel po' stanco. Una camminata lunghissima. Troppo lunga. Voi siete più donne o quella è la torre Eiffel. Bella però, eh? Sì, bella.
Sembra una stupidaggine, ma invece è bellissima. Invece è bellissima. Quando l'ho vista mi sono spaventata. È magnifico. Allora, dove siamo? Siamo a Parigi, un po' stanchi di la verità. Allora, com'è questa Parigi? Vi piace? Sì. E allora, cosa vi è piaciuto più di tutto? Il fattore, dai. Allora, sono crepes francesi, buone? Vi dico una cosa. Noi abbiamo preso queste crepe. Quelle là sono maleducatissime. Sì. Perché ti sei seduto un minuto al tavolo e ti ha detto no, no, questa è da passeggio, ti ha detto, non puoi sederti, eh? Però l'ho detto in modo maleducato. Potevo dire scusi. Spesso sono così i francesi. Scusi, devi uscire. Non è per... Per sedersi. Per sedersi. E poi ci sei seduto un minuto per aspettare la mamma, eh? Mi piace questa canzone qua. Ma c'è dappertutto. Questa è la famosa, come si dice. A me piace troppo. Cosa viene questo? Specchio. È troppo grande. Questa. Hai visto? Falla un po' anche te, dai! Sto soffrendo tanto, sei piccione! Allora, domani torniamo a scuola? No. Sei contento? No. Che ora è, Nikita? 4, no, le 9, no, le 5, le 6, le 7. Che noia, non si capisce niente. Ci sono un po' tanti orologi, eh? Un bel po'. 6. Zen, sei il programma da Zen de Paris. Sì, secondo le... Sì. Pour le jeu d'enfant. Bello. E non esagerare, eh? A chi li regali tutte queste cose? Tutte mie. Sì? Qual è il tuo nerf preferito? Uno. E questo, guarda, no, toglieli tutti, guarda questo. Quello là non è nerf. Ah, non è nerf. Ui. Sei tornato piccolo. Sì. C'è una carella di chitogeno. Andando in Italia, e questo gioco qua è un gioco che va fatto sul gabinetto. Sì. Allora basta Parigi. Cosa ti è piaciuto? Disneyland. Mm-hmm. Cosa ti è piaciuto? Mi è piaciuto quando è arrivato Drago. Tuo amico. Ho perso una carta igienica. Lava le mani, sennò...